due, gli autori, genere di uno e genere due, fanno esperienza, è l'uomo che conosciamo anche noi, un uomo che muore, un uomo segnato dal peccato. Allora si chiedono come mai, e viene fuori Genesi 3, però non vogliono fare un discorso prima l'uomo era in un certo modo, poi è successo qualche cosa e allora le cose sono cambiate. Perché questo vorrebbe dire che stanno di nuovo facendo una cronologia di eventi, che è quello che evidentissimamente non vogliono fare. Solo che noi facciamo fatica a liberarci dal prima e dal dopo. Allora forse, e per questo io continuo a parlare di sogno, forse quello che dobbiamo pensare è che quello che dice Genesi 1 e Genesi 2 è quello che succederà. Non quello che è successo, o meglio, è quello che è successo, cioè ci parlano di chi è l'uomo, ma dicendoci di chi è l'uomo così come deve diventare, appunto così come Dio lo ha sognato e sogna che diventi. E allora non dobbiamo dire prima c'è una realtà umana che è quella raccontata da Genesi 2, poi c'è una realtà umana dopo il peccato, allora cambiano. No, si sta parlando sempre dello stesso uomo, ma in Genesi 2 è l'uomo secondo il progetto di Dio, Genesi 3 è l'uomo che sperimentiamo e si cerca lì allora di capire come mai noi lo sperimentiamo così e come mai è diverso dal sogno di Dio. Non so se è chiaro, Allora, so che sono categorie da cui è difficile uscire, però questo va fatto. Dici? A che ora finiamo? Allora sì, mi suggerisce Don Giuseppe di sospendere le domande, che io credevo che fossero finite, invece continuano ad arrivare. Comunque abbiamo una settimana, quindi alcune di queste qui la professoressa risponderà anche adesso, domani, quindi direi intanto le raccogliamo perché sono molto interessanti. Oppure risposta non c'è, diceva una canzone una volta. Io direi facciamo così, riprendiamo invece il racconto del testo ed eventualmente poi le hostess raccolgono altre domande, anche domani mattina potrebbe rispondere a qualcuno. Questa per esempio ne parleremo, vedete molte sono domande di cui io devo ancora parlare, per cui, ok, poi riprendiamo allora. Cominciamo a Genesi 2, attenti, Genesi 2 è un testo che per motivi necessari di tempo abbiamo dovuto spaccare in due, ma è un testo che va letto tutto insieme, quindi adesso leggiamo la prima parte. Domani leggeremo la seconda, tenete tutto in sospeso finché non avremo letto anche la seconda parte, perché Genesi 2 è un testo unitario e bisognerebbe leggerlo tutte e due insieme. Non possiamo, però rimandiamo a domani sia le domande sia le considerazioni. Allora, ci troviamo davanti a questo secondo racconto di creazione. Anche qui, quello che il testo ci vuole dire è il progetto originario di Dio che crea la persona umana. Persona umana che è maschio e femmina. Questa faccenda del maschio e femmina inevitabilmente
poiché è nella seconda parte del testo, è un discorso che affronteremo domani. Adesso qui noi vediamo la prima parte in cui si dice chi è l'uomo, chi è l'essere umano. Di nuovo si presenta una situazione non dissimile da quella di Genesi 1, in cui la terra è deserta, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore Dio non aveva fatto piovere, non c'era essere umano che lavorasse il suolo, c'era forse qualcosa d'acqua, non si capisce lì il testo, che sgorgava dalla terra e irrigava il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'essere umano con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'essere umano divenne un essere vivente. Poi il Signore piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'essere umano che aveva plasmato. Oh, voi vi siete accorti, io continuo a dire essere umano, non posso più dire uomo leggendo Genesi 2, perché se dico uomo noi in italiano pensiamo anche all'uomo maschio. Qui invece si sta parlando dell'essere umano, la persona. E il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pishon, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila dove si trova l'oro, e l'oro è fino e c'è pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiamava Gihon, esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, scorre a oriente di Asciur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Va bene. Il Signore Dio prese l'essere umano e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E il Signore Dio diede questo comando all'essere umano: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, anzi proprio letteralmente Dio comincia a dire di tutti gli alberi del giardino tu potrai mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente morirai. Ecco, questa è la prima parte del nostro racconto, la creazione dell'essere umano. Vedete che abbiamo anche qui, come in Genesi 1, questa dimensione assolutamente paradossale dell'uomo. Lì in Genesi 1 abbiamo detto l'uomo è immagine di Dio, però è fatto nello stesso giorno degli animali. Qui l'uomo è signore del giardino, però è fatto di polvere. L'uomo è signore del giardino, perché il giardino è fatto per l'uomo. Dunque, come in Genesi 1, tutto è fatto in vista dell'uomo, che è l'ultima creazione, l'ultimo atto creativo di Dio, la più perfetta, qui adesso ugualmente tutto è fatto in vista dell'uomo, dell'essere umano, essere umano che però è la prima creazione. Ma vedete, dire che sia l'ultimo, dire che sia la prima, vuol dire comunque che è la più grande, che è la più bella, e prima creatura, bene, il giardino, quindi il mondo, viene fatto per lui. Dunque il mondo è in funzione dell'essere umano. E
perciò l'essere umano riceve questo dono del mondo, il giardino, ed è un giardino bello, proprio come è bello tutto ciò che Dio ha fatto in Genesi 1. È bello questo giardino perché ci sono i fiumi, e questo è fondamentale. In una terra tendenzialmente desertica, dire che c'è un giardino con quattro fiumi vuol dire è il giardino delle meraviglie, perché i fiumi irrigano, perché i fiumi rendono fertile la terra, e perché quando vivi in terra desertica sognare quattro fiumi è il massimo del sogno. Non solo è fertile questo giardino, non solo è segnato dalla fecondità, ma è anche ricco. Vedete che si dice che c'è l'oro, l'oro fino, ci sono le pietre preziose, le resine, eccetera. E quindi questo giardino che è il mondo, che è fatto per l'uomo, è un mondo bello, è un mondo ricco, è un mondo di favola, un po' quello che proprio dice Genesi 1, dove tutto è tov, anzi è tov meod, molto bello. Questo giardino viene affidato all'essere umano, che deve custodirlo e coltivarlo. Anche qui noi ritroviamo gli stessi elementi di Genesi 1. All'essere umano lì Dio ha detto di dominare la terra e gli animali. Qui la terra viene affidata all'essere umano perché lui la domini, e la domini come? Custodendola e coltivandola. Questo coltivare noi in italiano dobbiamo tradurre così, ma il verbo che viene usato è un verbo che vuol dire servire, servire. E vedete che questo è significativo, eh? Perché coltivare la terra vuol dire servire la terra. Dunque, certo, la terra viene usata, certo, è la terra che dà il cibo per l'uomo, ma l'uomo nel coltivarla si deve mettere al servizio della terra, quindi la deve coltivare rispettandola. Tutto il discorso che abbiamo fatto a proposito di Genesi 1 del dominio nella mitezza, vedete, il dominio nella mitezza. Servire la terra, dunque coltivarla, ma nel rispetto, senza violenza, senza snaturare il senso della terra, e custodirla, dove questo verbo custodire è anche questo un verbo molto forte, che vuol dire proteggere, conservare, proteggendo, e quindi con un atteggiamento nei confronti della cosa protetta, che è l'atteggiamento di chi protegge qualche cosa che è prezioso, che è bello, che è importante. Allora, all'essere umano viene dato il giardino, bello, stupendo, con i fiumi e l'oro, viene dato il giardino perché quest'uomo domini il giardino, ma servendo la terra e custodendola come un bene prezioso. Questo è il compito che viene affidato all'uomo. Ve l'avevo detto che si dicono le stesse cose in Genesi 2 in modo diverso, ma sono le stesse cose. E non solo dunque l'uomo domina in questo modo la terra, come anche in Genesi 1, ma come anche in Genesi 1, l'uomo, l'essere umano domina sugli animali, perché si dirà dopo che Dio crea gli animali e l'uomo
dà il nome agli animali. Ora, dare il nome è un segno di potere. Il nome nel mondo semitico e nel mondo biblico non è semplicemente un suono convenzionale per indicare una realtà. Per cui chiamiamo questo microfono e vabbè, adesso siamo tutti d'accordo che questo è microfono. Ma il nome deve proprio dire la realtà profonda della cosa che viene nominata in quel modo. E allora qui per esempio microfono, fonè, voce, però micro, piccolo, e vedete, non è adeguato come nome, è convenzionale, ma non è adeguato, perché è vero che è piccolo, però la voce diventa grande invece col microfono, non piccola, micro. Allora è un macrofono, ma no, no, vedete, non è convenzionale, ma non è. Invece l'idea semitica e biblica del nome è che proprio dentro quel nome c'è proprio chi veramente sei. E perciò se qualcuno dà il nome ad una cosa è perché conosce davvero il senso profondo e più vero di quella cosa, e quindi vuol dire che in qualche modo la possiede, la domina, perché sa esattamente cosa è, sa come funziona, e quindi è lui che la gestisce, è lui che la può manovrare. Se voi vi ricordate, nel libro della Genesi, quello stranissimo episodio così strano e così bello, che è la lotta di Giacobbe con non sappiamo chi, che poi lui dice che era Dio. Bene, lì vi ricordate che c'è tutto un gioco per cui a un certo punto l'altro chiede a Giacobbe: dimmi il tuo nome. E Giacobbe glielo dice. Quando invece Giacobbe lo chiede, l'altro non risponde. Perché quando due stanno lottando, se tu dici il nome all'altro, sei finito. Perché stai dicendo all'altro la tua verità totale e quindi ti metti nelle sue mani. Lui adesso ti possiede, lui adesso ti può manovrare. Basta, tu ti sei consegnato. Allora, questo è il nome. Dare un nome, dunque, implica questo. Allora, non a caso, vedete che in Genesi 1 è Dio che chiama le cose che crea, è Lui che dà il nome. E chiama la luce giorno e la tenebra notte, è Lui che chiama. È chiaro, perché è Lui che è il Signore e il Creatore. Ebbene, questo Signore e Creatore condivide però il suo potere con l'uomo. E dà all'essere umano potere di dominare la terra e di dominare anche gli animali, e questo viene detto con il fatto che è l'essere umano che dà il nome agli animali. Bene, dunque vedete che è signore di un giardino stupendo e come un sovrano nel suo parco delle meraviglie, è lui che lo custodisce e che lo coltiva, è lui che dà il nome agli animali, dunque è lui l'uomo, questo essere grandioso, però questo essere grandioso è fatto di polvere. Anzi, se proprio vogliamo essere precisi, è fatto polvere, così dice il testo. Al versetto 7, dalla traduzione, al versetto 7, ecco, allora il Signore Dio plasmò, sapete tutti che qui si utilizza un verbo che è il verbo del vasaio, che vuol dire che proprio dà forma alla creta, eh? Ecco, allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo.
non è sbagliata come traduzione, ma nell'ebraico la preposizione con non c'è. Allora, uno può dire, va bene, non c'è, però sarebbe quello che tecnicamente si chiama un accusativo di mezzo o di materia. Quindi non ha la preposizione, è un accusativo, però indica la materia, il mezzo, quindi plasmò con la polvere. Ma letteralmente il con non c'è. Plasmò l'uomo polvere. E vedete che questo è ciò che poi corrisponde in Genesi 3 quando si dice tu sei polvere e in polvere tornerai. Tu sei polvere. Quindi è molto significativo. Questo essere umano, signore incontrastato del giardino, non è solo fatto con la polvere, è polvere. È chiaro che se è fatto con la polvere sarà polvere, ma dire che è fatto con la polvere, vedete che è diverso dal dire che è polvere. Quando tu dici è polvere, tu stai proprio dicendo la sua essenza, che è l'uomo, è non un essere fatto con la polvere, no, no, che è l'uomo, è polvere. È questo che viene detto, e formato dalla terra, come gli animali, perché quando poi Dio farà gli animali a cui l'essere umano darà il nome, li fa ancora prendendoli dalla terra, come ha fatto l'essere umano. E allora ricordate che in Genesi 1 l'essere umano è fatto nello stesso giorno degli animali, qui è fatto con la stessa materia degli animali, è polvere, come viene dalla terra come gli animali, scusa, e è comunque significativo che sia per l'essere umano che per gli animali si dice che è plasmato dalla terra, ma solo per l'essere umano si dice che è polvere, quasi proprio a voler sottolineare questa dimensione mortale, creaturale dell'uomo, che per gli animali è evidente e di cui invece l'essere umano si deve convincere, che la sua tentazione è che siccome è signore del giardino, allora, vedete? Allora il testo te lo mette là e ti dice sì sì, come gli animali dalla terra, con tutto il gioco Adam, Adama, lo sapete, no? Adam vuol dire essere umano, Adama vuol dire terra, va bene, ok, tutto il gioco, sì, dalla terra come gli animali, però guarda che solo tu, polvere, convincitene, perché appunto per gli animali è evidente, per te no. E bisogna convincersene, però appunto te ne devi convincere continuando a sapere che tu polvere invece però contemporaneamente sei anche signore del giardino, e che tu signore del giardino però sei polvere. E qui c'è una cosa bella che dice Rashi, questo commentatore giudaico medievale, perché Rashi dice che, bene, qui il testo dice che è fatto dalla terra, ma prendendo la polvere della terra, e dice è perché Dio ha preso, per fare l'essere umano, ha preso la terra dai quattro punti cardinali, il che vuol dire che l'uomo è il risultato, diciamo, della polvere di tutta la terra, in qualunque luogo della terra. Dunque non è il risultato della polvere solo di una parte della terra, che è un bel modo, vedete, per dire dunque siamo proprio tutti uguali, siamo tutti fratelli, noi qui, l'altro a oriente, quell'altro a sud, al nord, no, stessa polvere.
E io aggiungo, e dunque, ovunque l'uomo muoia, trova sempre la stessa madre, la madre terra, ad accoglierlo, che lo riconosce, ovunque sia, perché è figlio, tutti figli di quella madre. Bene, e però questo essere umano, signore del giardino, ma polvere, riceve l'alito di vita. Qui sto rispondendo a una delle domande. Riceve l'alito di vita, non gli animali. Dunque, sia l'essere umano che gli animali sono esseri viventi, tutti e due, però solo l'essere umano riceve l'alito di vita da Dio. Ecco la differenza. E questa è la differenza dell'uomo dagli animali, e questa è anche proprio la differenza, se volete, del respiro dell'uomo da quello degli animali. Questo alito di vita non è dunque il semplice respirare che hanno tutti, sia gli esseri umani che gli animali, non è il semplice respirare. Questo è proprio un soffio divino che Dio dona all'essere umano. Al punto che io credo che, senza paura di sforare in antropomorfismi eccessivi, noi possiamo dire, guardate, quando noi respiriamo, ricordiamoci che stiamo respirando il respiro di Dio. Questo è l'uomo, questo è l'essere umano, questo è il sogno di Dio su di noi. Ebbene, c'è un c'è qualcosa che aiuta a mettere insieme questo paradosso: polvere, signore del giardino, respiro di Dio. E ciò che aiuta a mettere insieme questo paradosso è il comando che Dio dà all'essere umano. Tu potrai mangiare, anzi, di tutti gli alberi del giardino, tu potrai mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Ecco il comando. Abbiamo già visto che cosa vuol dire mangiare, eh? Mangiare vuol dire assimilare quello che si mangia. Allora, adesso cerchiamo di capire cos'è questo comando. Non si può mangiare, cioè non puoi assimilare e far diventare tuo il frutto dell'albero della conoscenza. Conoscenza, voi lo sapete, che nel mondo semitico non è solo io so, conosco una cosa, ma è io sono in piena comunione con quella cosa, io sono in un rapporto inscindibile con quella cosa. Tutti sanno che il verbo conoscere è anche utilizzato per indicare il rapporto sessuale tra l'uomo e la donna, e con tutto ciò che questo vuol dire, dei due che diventano uno. Dunque, assimilare la conoscenza vuol dire entrare in una relazione che è tale che tu in qualche modo diventi principio di che cosa? Del bene e del male. Attenti, bene e male non va interpretato solo in senso etico e morale. Siamo davanti a una particolarità stilistica che ha anche un nome, si chiama merismo. Il merismo è un accorgimento stilistico per cui si nominano i due estremi di una realtà per indicare tutta la realtà, anche tutto quello che ci sta in mezzo. Si dice cielo e terra. Vabbè, non solo il cielo e la terra, ma pure il firmamento, ma pure il sole, tutto. Si dice bianco e nero, vuol dire tutta la gamma dei colori.
mare e montagna, vabbè, però pure la collina, cioè capite? Ecco, allora, bene e male vuol dire tutta la dimensione etica, ma abbiamo già visto che bene non vuol dire solo bene, buono vuol dire anche bello, quindi anche tutta la dimensione non solo estetica, ma proprio qualitativa della vita. In altre parole, dire bene e male vuol dire dire bene e male, buono cattivo, bello brutto, felicità infelicità, vita morte, tutto, tutto. E allora, qual è il comando? Non devi assimilare, cioè non devi tu farti principio di tutto. Non devi tu, mangiando l'albero della conoscenza del bene e del male, pretendere di diventare tu origine, principio e di possedere il senso di tutta la realtà. E perché tu non puoi? Perché tu sei uomo, perché non sei Dio. Allora vedete che questo comando che Dio dà all'essere umano è un comando che indica il limite dell'essere umano, ma non per ingabbiarlo appunto dentro una cosa limitata per cui Dio lo racchiude lì dicendo tu sei piccolo, ma è un modo con cui Dio rivela all'essere umano la sua verità più profonda. Gli dice guarda, tu sei uomo, per essere uomo tu devi accettare di non essere Dio. E questo non perché io non voglio, perché no, questo semplicemente perché o sei uomo o sei Dio. Se vuoi essere uomo, non puoi essere Dio. Non so se è chiaro. Il comando dunque non è un comando arbitrario o un comando che limita l'uomo, ma che indicando sì i limiti dell'uomo, però gli dice guarda che questo sei tu, aprendolo a tutte le sue dimensioni. E non è un comando arbitrario, perché ci potrebbe essere questa tentazione, che è poi la tentazione che subirà la donna, la tentazione in Genesi 3 di pensare che il comando di Dio è un comando arbitrario, ti dà tutti gli alberi e poi ti dice però uno no, no, o me li dai tutti, o, ma il, non è questo, né è, vedete, un modo con cui Dio vuole mettere alla prova l'uomo per vedere se obbedisce. Ricordate quelle cose allucinanti che venivano raccontate dei santi si sono fatti santi facendo alcune cose, io dico nonostante abbiano fatto queste cose, e cioè che il maestro dei novizi insegnava, diceva al novizio vai a annaffiare, e era un palo secco per vedere se, quindi il non senso totale, per vedere se il novizio obbediva oppure no, no? Quindi lo metteva alla prova per vedere l'obbedienza. E qui la stessa cosa, Dio dice quello tu non lo devi, non devi mangiare, perché vuole vedere se l'uomo obbedisce oppure no. No, ecco, non, Dio è un po' più intelligente di questo, e tutto considerato anche l'essere umano è un po' più intelligente, no? E non va a innaffiare il palo secco. Non è questo, è tutto il contrario, è che Dio sta offrendo all'uomo la possibilità di entrare in comunione con Dio, conoscendo e accettando la propria verità. Dunque un dono di verità
è un dono di comunione, perché tu puoi essere in comunione con qualcuno solo se sai chi sei tu e chi è lui, no? E se accetti tu di essere tu e l'altro, e che l'altro sia l'altro, no? Perché se no non c'è più comunione, se no c'è plagio, se no c'è sopraffazione, no. Allora, il comando è questo, che vedete, mette insieme proprio le due dimensioni paradossali dell'uomo, perché dice all'uomo: tu sei signore, tutto è tuo, ma tutto è tuo se ti ricordi che sei polvere. Dunque sei signore, ma ti devi ricordare che sei polvere. Tutti gli alberi sono tuoi, ma se non mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se ti ricordi e accetti di essere polvere. Per conoscere e accettare bisogna fidarsi, bisogna obbedire, quindi c'è una dimensione di obbedienza in questo comando, ma non come messa alla prova insensata, ma invece come dono d'amore che adesso l'uomo deve capire, e così che possa obbedire all'amore di questo comando, perché capisce l'amore che c'è dietro questo comando. Qui entra tutto il problema che spero avremo un po' tempo di vedere leggendo Genesi 3, quindi di che cosa vuol dire obbedire. Obbedire al comando non vuol dire chiudere gli occhi e fare appunto e andare a innaffiare il palo secco, obbedire vuol dire capire qual è il senso di ciò che ti viene chiesto di fare e perché, e poi allora obbedisci a questo. Questo comando è dono di comunione, l'uomo è chiamato a capirne il senso per obbedire a questo, riconoscendo l'amore che c'è dietro. Ora però, l'albero che è proibito è l'albero della conoscenza del bene e del male. Però, secondo il racconto di Genesi 2, in mezzo a tutti gli alberi del giardino che vengono dati all'uomo, ce n'erano non uno, ma due alberi particolari: l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita, quello che dice l'albero della vita che sta in mezzo al giardino. Bene, se voi andate a leggere i commentari più famosi di Genesi 2, lì voi troverete che vi diranno: bene, in realtà l'albero era uno solo, l'autore voleva parlare di un solo albero. Si fa allora riferimento ai miti anche accadici, mesopotamici, dove c'era tutta la storia dell'albero della vita che il serpente ruba, e poi l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi insomma loro dicono: guardate, noi siamo davanti qui a due tradizioni diverse. C'è una tradizione che chiamava l'albero proibito albero della vita, facendo riferimento ai miti mesopotamici, e c'è un'altra tradizione che chiama l'albero proibito l'albero della conoscenza del bene e del male. L'autore sacro cosa fa? Mette insieme queste due tradizioni, e poi, ma in realtà vuole parlare di un albero solo, che è l'albero proibito. Ora io dico, non mi fa problema pensare che ci siano due tradizioni nel modo più assoluto, e non mi fa problema che l'autore sacro abbia preso le due tradizioni e le abbia fuse in questo racconto. Ciò che mi fa problema è pensare che questo autore sacro fosse talmente stupido, o forse sbronzo, da non accorgersi
che sta parlando di due alberi, in questo senso dicevo sbronzo, perché sapete quando uno è sbronzo vede doppio, no? Ma possibile che l'autore sacro, nel momento in cui sta scrivendo e il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male, ma possibile che non si accorge che sta parlando di due alberi? Allora, che cosa sta succedendo qua? Ma sta succedendo che sì, d'accordo, c'erano due tradizioni, le prende tutte e due e le tiene tutte e due e crea adesso un racconto che non parla di un albero, ma che parla di due alberi. Guardate che questo è importante, soprattutto quando si legge il Pentateuco e Genesi, dove è un confluire di tradizioni diverse. Quando voi prendete un racconto A, una tradizione che è un racconto A, e poi prendete un altro racconto B, se voi li mettete insieme, il risultato non è un racconto A più B, è diventato C, è diventato un nuovo racconto che quindi, utilizzando gli elementi degli altri due racconti, ora però dice un'altra cosa, è perché è un altro racconto che è stato fatto. Ebbene, nel nostro racconto di Genesi 2, l'autore sacro parla di due alberi e l'unico albero proibito è l'albero della conoscenza del bene e del male, non quello della vita. Questo vuol dire che nel giardino, nel sogno di Dio, la vita è a totale disposizione dell'uomo. L'uomo è signore della vita e può gestire la vita, e l'albero gli è dato, a condizione però che lui non mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, e dunque a condizione però che questa vita che gli viene data lui non se ne appropri, che lui sia sì signore della vita, ma ricordandosi che l'unico vero signore è Dio e che questa vita che adesso l'uomo può gestire è un dono che viene da Dio e che dunque l'uomo deve gestire in obbedienza a Dio. Perché io continuavo a dire, guardate che nel testo originale, e fatemelo trovare, al versetto 16, Dio dice: di tutti gli alberi del giardino tu potrai mangiare. La traduzione è: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Il senso è lo stesso. Ma se io dico di tutti gli alberi, come prima cosa, vedete, la prima cosa che lui dice è tutto, tutto, tutti gli alberi sono tuoi, a condizione che tu ti ricordi che sei polvere, a condizione che tu ti ricordi che il giardino è stato fatto da Dio, a condizione che tu ti ricordi che tutto ti è stato donato, ti è stato affidato e che devi vivere tutto questo in obbedienza. Allora, la vita è tua, ma ti devi ricordare che questa vita tu la ricevi come dono e che la devi gestire in obbedienza a colui che te l'ha donata e che dunque devi vivere anche il rapporto con l'albero della vita in piena libertà, ma senza mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè senza pretendere di essere Dio. Ecco dunque che l'albero della vita è a disposizione dell'uomo, purché
il rapporto con questo albero avvenga nella piena accoglienza della propria dipendenza da Dio. Si può mangiare dell'albero della vita, purché si accetti la propria verità di creature, esseri umani, e dunque purché si accetti di non essere Dio, e dunque purché non ci si appropri della vita, ma si continui a riceverla come dono da colui che ne è la vera origine. Insomma, l'uomo è signore del creato e signore della vita solo se accetta di non essere il creatore. Allora, sì, può dominare il creato, ma sapendo che il Signore creatore è un altro. Allora anche la vita è a disposizione dell'uomo. Vedete che incredibile respiro di libertà c'è in questi testi e in questo sogno di Dio. Non c'è nulla che sia proibito all'uomo, nulla. Perché l'albero della conoscenza del bene e del male non è proibito all'uomo, è che semplicemente non ha senso, non può l'uomo, altrimenti non è più uomo. Niente è proibito. Ve la ricordate quella frase grandiosa? Tutto è vostro. Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Questa frase di Paolo condensa questo testo qui, con questa faccenda del comando. È tutto vostro, tutti gli alberi sono vostri, è tutto vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Qui ci fermiamo perché la seconda parte di Genesi 2 riguarderà l'uomo e la donna. Grazie. Grazie di questa splendida riflessione che nella mattinata ci ha proprio fatto entrare profondamente in questi testi. Guardate come questi testi interpellano la nostra vita. Guardate come questi testi interpellano la nostra storia, il nostro vissuto. Aspettiamo domani mattina, chiaro, la riflessione sulla creazione della donna e poi la dinamica di questo racconto. Come voi avete visto nel programma, carissimi, questo pomeriggio alle 3:30 noi riprenderemo questo concetto, no? Io cercherò di sintetizzare chi è questo Dio creatore, come si presenta in questo racconto teologicamente, no? E poi la creazione, come si presenta davanti a noi il sole, le stelle, l'immagine della creazione. E poi vorrei davvero aprire un dialogo con uno scienziato che verrà, professore a Salerno, un grande scienziato che si siederà qui e ci dirà oggi quali sono i modelli con cui si pensa la creazione, il mondo, la storia, e dialoghiamo con lui. E però sarà interessante anche domandarci, no? Come noi, per esempio, mi metto nei panni di un catechista, mi metto nei panni di un professore, no? Come presentare questo messaggio così bello, così ricco che abbiamo ascoltato, se è in contraddizione con il modello scientifico, o ci ricordava molto bene stamattina la professoressa Costa Corta, se invece è proprio il dialogo tra l'uomo di fede e la ricerca scientifica che può aiutare a cogliere meglio il senso di questa vita nella quale noi stiamo vivendo. Allora do ancora la parola, forse professoressa, se vuole rispondere soltanto a qualche domanda che sollecita, mentre io butto una pietra nello stagno, no? Lei ha fatto solo un accenno, ma dovete sapere che questi racconti hanno dei modelli extra biblici, cioè ci sono dei miti dell'antichità, dei racconti di creazione da cui questi modelli in qualche modo prendono
qualcosa. Quindi ci sono delle domande, non so, il mito di Gilgamesh, Atraasis, l'Enuma Elish, abbiamo diverse opere antiche, anche più antiche di questo testo qui, da cui si prende una relazione, diciamo, in questo senso. Se qualche domanda ancora vogliamo rispondere, poi chiudiamo con una preghiera e ci salutiamo. Sì. Sì, ho visto appunto molte domande, sono domande che troveranno risposta domani, quando leggeremo il resto di Genesi 2. Una domanda mi chiede se possiamo ancora parlare di obbedire alle 10 parole, visto che viviamo una storia inserita in un contesto in cui sembra predominare un pensiero non cristiano. Non è che possiamo ancora parlare di questo, allora dobbiamo parlare di questo il più possibile, proprio perché il contesto cambi, che è il contesto che in altre domande viene indicato come un contesto di guerre, di sopraffazione. Sì, esatto. Anche la domanda se chi è creato a immagine di Dio è l'uomo o la coppia maschio e femmina, bene, questo lo vediamo domani. Mentre invece una cosa che riguarda Genesi 1 è il concetto di separazione, che giustamente chi ha fatto la domanda dice a livello umano di solito la separazione è qualcosa di negativo. Per quello io parlavo di separazione, perché quello è il termine ebraico, ma poi dicevo distinzione, perché invece la distinzione non è un termine negativo. E non è negativo nel testo biblico, perché appunto abbiamo detto cosa vuol dire distinzione, e allora mi si chiede come possiamo interpretare questo termine nella vita quotidiana. Beh, un po' ve l'ho indicato dicendo che vuol dire accettare la nostra differenza da Dio, vuol dire accettare il diverso, vuol dire entrare proprio in quella prospettiva per cui nessuno di noi si può pensare principio dell'altro. Siamo distinti, vuol dire che siamo chiamati a vivere l'accoglienza dell'alterità con la A maiuscola, e l'accoglienza dell'alterità che è l'altro. Allora, questo già subito, immediatamente, nel fatto che siamo maschio e femmine, e questo appunto lo vedremo domani. Ma c'è poi quell'alterità e quella diversità, che è la diversità drammatica dello straniero, ma che è anche proprio la diversità del rapporto quotidiano all'interno, per esempio, della famiglia. Accennavo al rapporto parentale, genitoriale, o nell'educazione scolastica, o nell'essere comunque guide spirituali o guide educative all'interno dei vari movimenti. Questa consapevolezza che siamo diversi e la diversità è il luogo di rivelazione di Dio, e come tale va accettato. Ecco, e poi le altre domande troveranno risposta domani. Grazie. Grazie a professoressa Costacurta. Diciamo allora una preghiera insieme, poi chiudiamo con un canto, per rivederci poi alle 3:30 per la seconda parte di questa giornata. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, lui il Padre che provvede, si faccia la sua volontà. Adesso sappiamo, come si dice quella famosa espressione, come in cielo così in terra, quindi vuol dire che si faccia la volontà nella realtà completa della storia del mondo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
regina della pace. Prega per noi. Se Mimmo vuole dire qualcosa, una comunicazione. È una comunicazione sempre di servizio. Per chi resta a pranzo, dovete presentare 10 minuti, un quarto d'ora, perché è stato un orario un po' sbagliato in cucina. Abbiamo detto all'1:15, è stato un pochettino in anticipo, quindi aspettiamo 10 minuti, ci tratteniamo nella hall. Va bene? Vi ringrazio, a più tardi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, facciamo un canto. Santa Maria. Non voglio spostare qui perché... Grazie. Conoscete tutti, no? Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Niño, sempre sarà con me. Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, quaggiù. Grazie, grazie e arrivederci alle 15:30.